E non c'è dubbio che l'attentato dell'11 settembre sia un avvenimento storico di grandissima importanza, ma tu dicevi ormai possiamo esserne sicuri. In realtà ne eravamo ancora più sicuri il giorno dopo. Cioè, è una cosa di cui si è pensato immediatamente che sarebbe stato un avvenimento storico importantissimo. E in realtà semmai oggi possiamo avere qualche dubbio sul significato di questo avvenimento storico, perché non posso dire lo ricordate tutti, perché per fortuna c'è anche chi non era ancora nato qui tra noi quel giorno, ma per tanti di noi invece è la classica cosa che ci ricorderemo per sempre dove eravamo quando abbiamo sentito. No? I nostri genitori, i nostri nonni si ricordavano dove erano quando hanno saputo dell'assassinio di John Kennedy, e noi ci ricordiamo dove eravamo quando abbiamo saputo della distruzione delle Torri Gemelle. Però nell'immediato la sensazione era non solo questo è un avvenimento pazzesco, una cosa mai vista di queste dimensioni, fatta in questo modo, non era solo questo, era anche, e credo che quelli di noi che c'erano se lo ricordano, la sensazione che la storia del mondo cambia, che questo avvenimento determinerà, no, una trasformazione nella direzione. Ora, tutto questo implicava naturalmente il dire, è chiaro a partire da oggi, che il grande problema del nuovo secolo è la sfida dell'integralismo islamico, la sfida del terrorismo. Ora, naturalmente la domanda oggi è, ma siamo ancora tutti sicuri che il grande problema del nostro secolo è l'integralismo islamico ed è il terrorismo? O magari non è mica più detto che sia così? Non è detto che sia così. E in realtà dobbiamo dire quanto la nostra vita in Occidente è stata cambiata da quell'avvenimento. Io direi che è stata cambiata in modo drammatico da quell'avvenimento la vita di chi gente che viveva in Iraq e in Afghanistan, nei paesi che l'Occidente ha invaso in conseguenza dell'attentato. Però che la vita dell'Occidente davvero lì sia stata cambiata in modo decisivo. Quindi in realtà qui siamo di fronte a questo paradosso di un avvenimento che di sicuro rimarrà memorabile per sempre. Di sicuro se ne parlerà per sempre di un avvenimento come quello. Ma non è che si potrà dire, come invece dicevamo allora, il mondo dopo l'11 settembre non è più quello di prima. Di quello non sono mica più tanto sicuro, diciamo, no? Ecco. Detto questo, è un grande avvenimento storico, ma questo non è in nessun modo un romanzo storico. Appunto, dicevo, è la cosa più importante da chiarire. In altri romanzi storici che mi è capitato di fare, la cosa che a me interessava fare era usare il romanzo per raccontare davvero un mondo e gli avvenimenti di quel mondo. Qui no, qui questo è uno spunto per un romanzo completamente inventato, per una storia completamente immaginaria. Quindi non andate a cercare lì delle informazioni su cos'è davvero successo quel giorno e nei mesi precedenti, se non il fatto che alla fine, dato che appunto il romanzo si svolge nei 9 mesi precedenti e attraverso quella primavera e quell'estate, il lettore vede che ci stiamo avvicinando a quel giorno e il lettore sa benissimo come andrà a finire. Il lettore lo sa già da prima cosa succederà l'11 settembre. Qualche lettore mi ha anche detto, sì, ma io speravo che fosse uno di quei romanzi in cui la storia viene cambiata e in realtà arrivi l'11 settembre e scopri che l'attentato non ha luogo. Ecco. Invece no, in questo caso tutti sappiamo come va a finire e io alla fine mi sono anche detto, prova a raccontarlo, prova a raccontare cosa voleva dire essere lì in strada mentre quelle torri crollavano. Potevo anche non farlo, non era indispensabile per il romanzo, ma alla fine invece ho deciso che l'avrei fatto. Ma a parte quelle ultime pagine in cui cerco di raccontare dall'interno quelle scene che poi abbiamo visto tutte in televisione, la nuvola di polvere che viene avanti e la gente che scappa per la strada, ecco, al di là di quello è tutto completamente inventato. E non solo è inventato, ma è una storia del tutto improbabile che è inventata, proprio perché io questa volta non avevo voglia di scrivere un romanzo storico. A me è venuto in mente, non so come, non so perché, ma so quando, e cioè subito dopo. Io ho cominciato nel 2002 a scrivere questo romanzo, che è uscito adesso.
E ho cominciato nel 2002 a scrivere questo romanzo dicendomi per tutto il tempo: non ci può essere niente di più banale che fare un romanzo sull'11 settembre. Chissà quanti altri scrittori si stanno già mettendo al lavoro per fare la stessa identica cosa. Non puoi aver avuto un'idea così stupida. E forse quello è anche uno dei motivi per cui ci ho lavorato un po', poi l'ho lasciato un po' da parte. Però poi mi accorgevo che non avevo voglia di non finirlo, ecco, questo romanzo. L'ho lasciato lì, l'ho ripreso. Lasciare lì un libro cominciato per un po' di tempo e poi riprenderlo è una cosa utilissima, eh? Cioè la qualità del lavoro migliora molto, perché quando tu cominci a rileggerlo e magari erano un paio d'anni che non ci lavoravi e lo rileggi come se l'avesse scritto un altro a quel punto, e ti accorgi delle cose sbagliate, dei personaggi che non funzionano, mentre invece finché sei immerso nella creazione è molto più difficile vedere i difetti, i punti deboli di quello che stai costruendo. E io questo l'ho fatto diverse volte in questi 20 anni, l'ho mollato per anni, e poi però ogni volta a un certo punto mi veniva voglia di riprenderlo, ecco. E poi siccome da un po' di tempo Antonio Sellerio mi ha proposto di ripubblicare i miei vecchi romanzi, e allora a un certo punto poi gli ho anche detto: oh, guarda, io ho anche dei romanzi nuovi che sto facendo, e uno di quelli era questo, e alla fine quindi è uscito. Però appunto, lì la spinta che io ho avuto per scrivere è stata semplicemente, credo, la voglia di raccontare una storia strampalata, di personaggi strampalati, bizzarri, che forse, diciamo così, col senno di poi, è anche un modo per provare a fare i conti con un mondo che non è tanto pieno di senso, di ordine, di no, ecco, viviamo in un mondo dove il caos, il caso, la pazzia, l'imprevisto, ce ne accorgiamo tutti i giorni, no? Di come fanno parte del nostro mondo. Anche se ognuno di noi combatte questo cercando di far finta che invece noi facciamo delle scelte razionali e che siamo padroni della situazione, però in realtà poi il mondo appunto è pieno. Noi abbiamo pensato di cominciare perché c'era la sala piena, anziché aspettare l'ora esatta, deve perdonarci. E quindi niente, questo io tuttora, come vedete benissimo, mi sto arrampicando sui muri, perché non è che so spiegare tanto bene perché ho scritto questo romanzo, se non il fatto che appunto avevo voglia di raccontare una storia di un mondo appunto dove è pieno di personaggi che colgono le assurdità della vita e che reagiscono dicendo: va bene, allora facciamo cose assurde anche noi e vediamo un po' cosa viene fuori. E infatti adesso io vorrei parlare un attimo di questi personaggi, perché questo è un romanzo corale nel vero senso della parola, perché ci sono tantissimi personaggi. Ci sono, c'è Harvey Sonnenfeld, che è questo agente, che si prende la briga di mettersi ad indagare quando nessuno vorrebbe indagare, anche nell'agenzia, nessuno vorrebbe dargli carta bianca per fare quello che vuole, poi invece lo fanno e li mette insieme questi tre personaggi che più improbabili non potrebbero essere. Ma ci sono anche tanti altri personaggi che in qualche modo intrecciano le loro vicende e che ci portano appunto, come dicevi tu, fino alla data finale, che è quella di questo 11 settembre. Ecco, tu per descrivere questi personaggi, come per farti, ti sarà magari ispirato qualcuno, qualcosa, e poi in particolare io sono curiosa di sapere come mai hai voluto infilare in questi personaggi, tutti inventati io credo, un personaggio invece reale, che è Bobby Fischer, questo genio paranoico, un po' folle, ecco, che però ecco, insomma, è veramente un personaggio particolarissimo che a me è piaciuto molto. Ma dunque, allora, l'idea di fondo di Harvey, che decide di indagare a New York su quello che secondo lui a New York si sta preparando, è appunto un'idea che, come dire, il lettore deve accettare, che ci muoviamo in un mondo dell'assurdo. Noi tutti sono capaci di indagare con le intercettazioni telefoniche, no, con le cimici e queste cose qua. Harvey, essendo fondamentalmente un matto, decide di indagare ascoltando il respiro di questa metropoli, cercando di cogliere se nella vita dei milioni di persone che vivono in questa metropoli, che si spostano tutti i giorni in metropolitana,
che frequentano i locali e così via, c'è modo, ma in modo appunto imprevedibile, assurdo, di indovinare qualche cosa che si sta preparando. Allora, uno dei personaggi è appunto uno studioso, un linguista, uno studioso di un aspetto specifico della linguistica, e in realtà ti devo dire che anche lui è un personaggio veramente esistito, eh? È ricalcato, gli ho cambiato nome, ma è ricalcato su un personaggio veramente esistito, perché esisteva davvero, e io l'ho conosciuto anche se solo per corrispondenza, adesso è mancato già da tanti anni, esisteva davvero questo professore americano di origine tedesca che studiava le parolacce e le barzellette oscene in tutte le lingue del mondo, e che pubblicava a sue spese una rivista che però esiste nelle maggiori biblioteche del mondo, la rivista Maledicta, e che io ho scoperto 40 anni fa nella biblioteca della Scuola Normale Superiore a Pisa, rivista interamente dedicata appunto agli insulti, alle parolacce e allo sceno in tutte le lingue del mondo. Rivista pubblicata in America, dove tu potrai trovare un articolo su, come dire, le bestemmie in dialetto piemontese, supponiamo, o le barzellette sulla suocera in bielorusso. Una lettura straordinaria, come potete immaginare. E tutto quello che succede al mio personaggio è successo davvero al professor Aman, cioè davvero lui è stato cacciato dall'università e messo in galera perché durante la causa di divorzio, ovviamente, ha mandato lettere di insulti in tutte le lingue alla moglie e ai suoi avvocati. E allora, perché c'è questo personaggio? Perché questo è uno, lo faceva il professor Aman davvero, o i suoi aiutanti, lo fa il mio professor Koselleck, che va in giro sulla metropolitana a leggere i graffiti che i ragazzi scrivono e io in quell'epoca io prendevo molto spesso i treni pendolari, io vivevo a Torino, insegnavo a Verciova, tuttora vivo a Torino, allora abitavo anzi a Pinerolo addirittura, quindi facevo 2 ore di treno per andare a Vercelli all'università, e ero affascinato dalle scritte che col pennarello una marea di ragazzini che andavano a scuola e prendevano il treno scrivevano sulle porte dei bagni del treno. E allora l'idea è: applica questa cosa al provare a respirare l'aria di una metropoli, chissà mai se ci sono dei terroristi nascosti nelle viscere di questa metropoli che devono comunicare fra loro, chissà mai che non comunichino scrivendo dei messaggi sulle porte dei cessi dei McDonald's oppure sui treni della metropolitana. Ovviamente è un'idea assurda, ma come vedete è un'idea che permette un certo sviluppo, diciamo così, no? Perché a questo punto questo personaggio va davvero in giro per New York a leggere le scritte. Lì, fra l'altro, devo confessare che ho avuto un momento di gravissima crisi fin dall'inizio, perché appunto io tenevo molto alle scritte sui treni e a New York, quindi sulla metropolitana, e in un attimo mi sono accorto che in quel momento New York usciva, qualcuno se ne ricorderà, dal periodo del sindaco Giuliani e della tolleranza zero, quando era stato vietato sotto pena di morte praticamente scrivere, quindi sui treni della metro di New York non c'erano scritte in quel momento, ma ho rimediato in un modo o nell'altro, mi sono inventato qualcosa. E quindi l'idea è questa fondamentalmente. L'ingegnere russo ha un'altra origine. Io ho scritto tanti anni fa un romanzo che nessuno ha letto e che si intitola appunto Romanzo Russo, e nessuno l'ha letto anche per quello probabilmente, perché le cose russe, come sappiamo, a noi ci spaventano un po' e le conosciamo un po' che non le vogliamo conoscere, le vediamo anche oggi tutti i giorni. E anche quello era un romanzo corale con un sacco di personaggi, e tuttavia un po' di personaggi mi erano avanzati e c'erano dei personaggi a cui ero affezionato ma che nel romanzo russo avevo tagliato dei capitoli, quindi quei personaggi erano spariti, li volevo recuperare, e quindi qui vengono fuori i miei russi, che in realtà sono due, sono una coppia omosessuali, uno è un poeta e l'altro appunto è l'ingegnere Grisugna che viene arruolato dalla CIA. Quanto a Bobby Fischer, beh, chi di voi si ricorda di Bobby Fischer vede che ci sta benissimo in compagnia di questi altri squinternati, perché benché sia un personaggio appunto autentico, è più squinternato di quello inventato. Bobby Fischer, per chi non fosse ancora pensante nel mitico 1972, è stato il protagonista di una vicenda di cui si è parlato in tutto il mondo allora. È l'unico momento in cui il campionato mondiale di scacchi è stato oggetto di attenzione spasmodica
da parte di tutti i mass media e da parte della politica. E questo perché da molto tempo il campione mondiale di scacchi era sempre un sovietico. E l'Unione Sovietica, che investiva moltissimo nell'insegnare gli scacchi, ovviamente traeva grande gloria dal fatto di produrre regolarmente i più grandi campioni mondiali di scacchi. Poi in seguito si è scoperto che questi grandi campioni quasi tutti erano ferocemente anticomunisti e così, tuttavia erano il campione del mondo sovietico. E nel 1972, per la prima volta dal dopoguerra, il campione del mondo sovietico, Boris Spassky, è stato sfidato, ha vinto il torneo dei candidati che permetteva di arrivare alla finale del campionato del mondo, un occidentale, un americano, Bobby Fischer. Nel 1972 siamo ancora nella guerra fredda, anche se non proprio nel pieno, ma c'è ancora la guerra fredda, comunque, la rivalità fra le due grandi potenze, e quindi questo scontro fra il campione sovietico e il giovane campione americano che arriva a sfidarlo per la prima volta è stato presentato al mondo come anche veramente lo scontro fra i due sistemi, fra le due potenze, con il campione del bene contro il campione dell'impero del male. E lo scontro è stato, fra l'altro, il torneo è stato memorabile, seguito appunto da tutte le televisioni in diretta, trasmettevano in diretta le partite di scacchi, che potevano durare anche 8 ore, ma le trasmettevano. E è stato un campionato del mondo, fra l'altro, assolutamente sbalorditivo, perché Bobby Fischer ha perso la prima partita e alla seconda partita per ripicca non si è presentato e ha perso anche quella, per assenza sostanzialmente, quindi è partito da -2 e poi ha rimontato e ha stravinto. E quindi una cosa che tutti quelli che appunto, specialmente se erano magari ragazzini che giocavano a scacchi come me, io credevo perfino di essere bravo a scacchi, figurati, io mi perdono comunque. Poi naturalmente si è scoperto che il campione dell'impero del male, Boris Spassky, era un gran signore, un gentiluomo, che diceva gli scacchi non sono tutto nella vita, ragazzi, ci sono anche cose più importanti, mentre Bobby Fischer era un pazzo dalle gare che conosceva solo gli scacchi e nient'altro, di un'aggressività e di una cattiveria pazzesca, e al di là degli scacchi l'unica dimensione della sua personalità era il fanatismo religioso, perché lui apparteneva a una chiesa che predicava la fine del mondo imminente e lui era sicuro che questo sarebbe arrivato, e oltre a questo lui, ebreo, era un antisemita feroce, convinto della congiura ebraica che governa il mondo, convinto che gli Stati Uniti fossero un paese dominato dalla congiura degli ebrei, tanto che poi ha avuto dei grossissimi guai, perché l'hanno poi cacciato dagli Stati Uniti, gli hanno ritirato il passaporto dopo che si era pulito il sedere in pubblico con il passaporto americano, e poi è finito in galera a un certo punto e non ha mai più potuto rientrare negli Stati Uniti. Io gli faccio finta, invece, che l'abbiano acchiappato quelli della CIA e gli abbiano detto: adesso senti, tu sei la persona più intelligente del mondo, sei in grado di prevedere 50 mosse del tuo avversario, adesso vieni qua e prevedi le mosse dei terroristi che stanno preparando questo attentato. No, ecco, ho detto tra parentesi, quando rischiò di finire in galera a un certo punto ed era appunto abbandonato e odiato da tutto il mondo, una ventina d'anni dopo il campionato del 72, Boris Spassky disse: se lo mettete in galera, metteteci anche me insieme a lui, basta che ci date una scacchiera e poi siamo basta. E quindi ecco appunto, questo è il motivo per cui Bobby Fischer secondo me ci sta bene in questa congrega. Sì, sì, sono d'accordo. Ecco, ma un altro personaggio, ormai è quasi un luogo comune dire, una frase fatta dire, ci sono i luoghi che diventano dei veri e propri personaggi dei romanzi. E in questo caso New York lo è un grande personaggio di questo romanzo, le sue varie strade, i vari luoghi, i vari quartieri, la metropolitana poi, c'è cioè tantissimo della metropolitana di New York. Allora vorrei chiederti, qual è la New York che tu hai voluto descrivere in questo romanzo, e poi come fai ad aver... hai potuto descrivere così dettagliatamente anche i percorsi della metropolitana? Tu sei andato sul posto, hai girato, hai preso appunti, come hai fatto? Questo è facilissimo, invece adesso te lo svelerò. Sì, no, ecco, questo devo dire, ragionando su quello che volevo fare quando ho deciso di fare questo romanzo, c'è sicuramente anche questo aspetto, cioè
ambientare un romanzo in una città è anche un modo appunto per scoprire quella città. E ci sono casi in cui appunto uno dei motivi per cui avevo voglia di scrivere questo romanzo è che avevo voglia di raccontare New York in un certo senso, in un certo modo. Non perché io la conosca così bene, non ci ho mai vissuto, ci sono stato qualche volta da turista, più di una volta, ma non è quello. Però, ragazzi, in realtà tutti quanti noi, è da quando siamo nati che viviamo New York. Cioè, abbiamo visto così tanti film, così tante serie televisive ambientate a New York, abbiamo letto così tanti romanzi ambientati a New York, che in realtà è un luogo della nostra vita, per tutti New York, comunque, anche se non ci sei mai stato, fondamentalmente. No? E quindi in realtà a me, fin dall'inizio, divertiva molto provare a immaginare dove abitavano i vari personaggi. Dopodiché lì misuri effettivamente la differenza fra scrivere un romanzo nel 2002 e finirlo nel 2022, perché quando tu decidi di scrivere un romanzo ambientato a New York nel 2002, la prima cosa che fai è comprarti una mappa di New York, estenderla sul tavolo e procurarti una mappa della metropolitana di New York e metterla anche quella sul tavolo. E invece negli ultimi anni, mentre scrivevo gli ultimi capitoli, io andavo a spasso per le strade di New York su Google Maps, casa per casa, spingendomi in quartieri dove nella realtà non sarei mai andato. Io ho girato le zone più malfamate del Bronx dicendomi: allora Tracy, questa ragazzina proletaria che fa parte di questo gruppo di cui parleremo poi, deve abitare in un postaccio veramente. Adesso le trovo veramente e ho trovato la casetta in Hubel Street dove abita. Io poi ho l'immagine nel mio computer scaricata da internet, così come ho l'immagine della villa Georgetown, che è la casa di Harvey invece, cioè che ogni tanto ritorna a Washington. Ecco, anche quella ce l'ho, esiste davvero, e ormai puoi fare questo. Questo è un grande privilegio, devo dire. Questo è, sì, infatti, questo sicuramente. Senti, prima di parlare degli altri personaggi, però vorrei invece chiederti questo. Ci sono delle parti molto belle, ma anche molto agghiaccianti, che sono tra l'altro evidenziate perché vengono scritte in corsivo, che sono i pensieri dell'attentatore. Io immagino che sia Mohammed Atta, il capo degli attentati. Cioè, è ispirato, è vagamente ispirato, anzi. Ogni tanto tu introduci questi brevi brani che sono i suoi pensieri, quello che sta facendo, quello che sta progettando. Ormai i tempi, siamo negli ultimi mesi, quindi è già tutto quasi fatto, sta aspettando gli altri attentatori, eccetera. Ecco, io vorrei chiederti quando hai scritto questi brani, se tu già subito dall'inizio avevi in mente di scrivere anche questi brani, i pensieri dell'attentatore, e come hai fatto ad immedesimarti da scrittore nella mente di una persona che sta per compiere comunque un atto terribile, perché sta per togliere la vita a se stesso ma anche a migliaia di persone. Ma è il nostro mestiere immedesimarsi in persone di tutti i tipi, anche se poi io credo che capita a tutti quelli che scrivono, che inventano dei personaggi, di attribuire ad alcuni dei loro personaggi anche dei tratti propri. Per esempio, nessuno di questi personaggi è Alessandro Barbero, però più di uno di loro ha una tendenza a mugugnare contro le novità tecnologiche superflue, contro le assurdità burocratiche, e quelle cose lì, indubbiamente, come dire, sono cose che ho prestato io, che fanno parte di me. Però lo scrittore deve anche sperimentare, e mica solo lui, sai, anche lo storico, perché anche quando parliamo di personaggi autentici e non inventati. Ma se tu sei uno storico del nazismo, tu devi cercare di capire cosa passava nella testa a quelli che hanno deciso di creare le camere a gas. E non è che puoi farlo dicendo: adesso vi racconto di questi brutti cattivi. No, devi provare a pensare cosa passava nella loro testa, come loro vedevano quello che stavano facendo. Quindi comunque già il mestiere dello storico ti attrezza a sapere che nelle teste degli esseri umani possono passare le cose più diverse, più imprevedibili, più inspiegabili. Il fatto che questo romanzo è un romanzo raccontato in terza persona, sostanzialmente, no? Voi sapete che una delle grandi scelte strategiche che uno deve fare quando decide di fare un romanzo è: lo racconto in terza persona, e quindi Don Abbondio si stava avviando lungo un certo viottolo,
oppure un personaggio che parla in prima persona, no? Come, che ne so, Moby Dick, che comincia, chiamatemi Ismaele, è uno dei personaggi che sta parlando, no? Ecco, quella scelta lì, all'inizio, tra l'altro a volte non è facile, perché spesso all'inizio di un romanzo quello che fai è di dire, ti viene in mente una scena e la butti giù, non sai ancora cosa ne farai, dove la metterai, però butti giù qualche pagina. Poi magari un'altra volta te ne viene in mente un'altra e butti giù. E ti accorgi che una volta hai scritto in terza persona e un'altra volta invece è uno dei personaggi che parla lui in prima persona. Poi alla fine devi deciderti, sacrificare qualcosa. No, ecco, il romanzo è in terza persona. Devo dire che è una terza persona che io ho cercato di elaborare a modo mio, nel senso che il romanzo è tutto fatto di brevi capitoletti, di poche pagine, in ognuno dei quali si mette a fuoco uno dei personaggi. E allora in genere, una volta che si è capito che qual è il personaggio che lo scrittore sta raccontando, in genere poi io cerco anche di entrare nella testa di quel personaggio. Per capirci, non sempre dico allora Harvey pensò, aperte virgolette, ma chi è l'imbecille che ha inventato questi rubinetti che bisogna mettere le mani sotto perché venga fuori l'acqua? Non dico allora pensò e non apro le virgolette, si sa che c'è Harvey in scena e vado avanti dicendo ma chi è l'imbecille, mi spiego, ecco. Però comunque fondamentalmente è in terza persona. E però a me piace, quando è possibile, in un romanzo mettere, come dire, un livello diverso che ogni tanto mette in prospettiva, interrompe quello che sta succedendo, sposta il punto di vista. E quindi in questo romanzo ogni tanto, non spesso, ogni 30-40 pagine, credo, grosso modo, c'è una mezza paginetta in corsivo, in prima persona, in cui invece il lettore capisce subito che chi parla è quello che sta organizzando questo attentato, effettivamente. Questo l'ho deciso fin dall'inizio, anzi la prima pagina che è sua, è lui che parla, è una delle prime che ho scritto davvero, effettivamente, sì. Questo l'ho deciso fin dall'inizio. È un personaggio in realtà interamente inventato anche lui, perché all'inizio pensavo che fosse giusto, se devo creare la voce di un terrorista, e per di più di un terrorista di quelli che hanno fatto questo attentato, quindi personaggi realmente esistiti, per un po' mi ero detto che fosse giusto cercare di capire davvero chi erano loro, e quindi per esempio gli ultimi interventi, a un certo punto li avevo scritti usando il testamento di Mohammed Atta, perché Mohammed Atta, il capo dei terroristi, ha lasciato effettivamente un lungo scritto che è noto come il testamento del pirata, in cui lui parla proprio, diciamo, in termini molto religiosi, parla molto del paradiso che lo attende, dei preparativi da fare, della purificazione, del lavarsi, dell'essere pronto per la morte, per il paradiso. E io ho scritto dei pezzi presi quasi di peso da lì. E poi non mi piacevano, mi trovavo stridenti, non era lui, non era il personaggio che io avevo cominciato a inventare. E invece poi, come hai visto, l'ho concluso in modo del tutto inaspettato, questo personaggio, ma secondo me più credibile e in ogni caso del tutto inventato. Ecco, quindi anche quello è un personaggio completamente inventato. Ecco, sì. Stiamo ancora un attimo, prima di passare, devo chiederti ancora qualche cosa del tuo romanzo, poi se qualcuno avesse delle domande da fare alla fine, magari abbiamo il tempo per qualche domanda. Gli altri personaggi, che anche loro sono dei personaggi molto peculiari, cioè tu hai messo insieme tutta una serie di newyorkesi, perché poi sono tutti abitanti di New York, che sono in un certo senso molto rappresentativi della città, del loro quartiere. Ecco, anche in questo caso tu come hai fatto a creare, prima parlavi di Tracy, di questa ragazzina che in certi momenti fa veramente anche molta tenerezza, ecco, perché insomma non è che sia abbia una vita facile come nessuno di loro. Ecco, tu come hai voluto così ampliare la presenza di così tanti protagonisti, perché poi ognuno di loro diventa un po' protagonista. Infatti tu lo dicevi, noi prendiamo il punto di vista dei personaggi nel momento in cui li vediamo agire. Allora, mi spiego, quello che noi finora abbiamo parlato del gruppo messo insieme da Harvey, questo gruppo sbrindellato di strani personaggi,
e tutta la prima parte del romanzo è interamente incentrata su di loro. Poi nel resto del romanzo, che è strutturato in tre parti, loro continuano a essere sempre presenti e la loro indagine va avanti, ma il punto è che la loro indagine li porta a contatto con altri personaggi. Il romanzo sarebbe stato molto più debole, secondo me, se si fosse limitato soltanto a seguire. Devono incontrare qualcun altro, e con qualcun altro per me è altrettanto interessante. E come posso provare a dirlo? Si parte sempre dal tema delle scritte sui treni o delle scritte sui muri. Io mi sono reso conto a un certo punto, lavorando a questo romanzo, che se questa cosa mi girava così tanto in testa è perché, mentre l'idea che un gruppo di terroristi comunichi con le scritte sulle porte dei gabinetti, dei locali pubblici, è chiaramente il frutto di una mente malata, però è vero che le nostre città sono piene di comunicazione scritta sui muri, che invece è davvero comunicazione, ha davvero un significato, e che in moltissimi casi, mentre appunto Vania ti amerò per sempre, lo capiamo tutti, però i graffiti, e i graffiti non solo quelli figurativi, che possono essere dei veri capolavori, per dire, a due passi da casa mia a Torino da qualche mese è comparso un ritratto di Piero Angela a grandezza naturale, perfetto, fatto poi, ho scoperto, da un artista di strada conosciuto, non da uno sconosciuto qualunque, insomma. Ma al di là di quelle cose figurative, che in certi casi sono davvero delle opere d'arte, però le nostre città, come sappiamo, sono piene, e questo a noi magari piace di meno, almeno a quelli della mia età, sono piene di scritte semplicemente apparentemente incomprensibili, con cui un chi ha graffito si firma se stesso, il proprio gruppo o comunque. Ora, io quel linguaggio non lo conosco, e quindi per me quel linguaggio rischia di essere incomprensibile, ma invece per chi fa queste scritte, quelle hanno un significato. Cioè, le nostre città sono anche un'immensa lavagna dove alcuni degli abitanti della città comunicano fra loro in modi che gli altri non sono in grado di capire. E questa cosa a me ha colpito profondamente, anche perché vai a toccare una cosa di cui ultimamente mi sono sempre più sentito consapevole, cioè appunto il fatto che nelle nostre città vivono gruppi diversi, generazioni diverse, che hanno linguaggi, culture diversi, no? E che fanno anche fatica, o non sono neanche interessati a comunicare fra loro. Ma questa è una cosa molto importante, però. È molto importante il fatto che quando io penso alla musica, io penso, che ne so, ai quartetti di Haydn o alle canzoni di De Gregori, e gli studenti che ho davanti a lezione hanno tutta un'altra cultura musicale, di cui io non so niente, ma che è una cultura che può essere anche enormemente complessa. Chissà quanti nomi, generi, opere d'arte musicale sono nella loro testa, di cui io non so nulla, no? Questa cosa è una cosa che mi colpisce e mi interessa. E allora, appunto, siccome nella New York dell'anno 2001 quello che questa cultura era una cultura ben precisa, era una cultura che si chiama hip hop, che aveva anche delle guide, dei leader che erano grandi artisti e che aveva un peso enorme nella vita dei giovani, dei ghetti, dei quartieri poveri, e allora mi è venuta voglia appunto di mettere in scena quei personaggi. Certo, è difficilissimo, tanto più nel 2001 senza internet, o meglio con internet che offriva molto poco, per cui si trattava di comprare dei libri sulla cultura hip hop e scoprire come funzionano questi gruppi che fanno i graffiti, e quali sono i loro riferimenti culturali, come parlano, qual è il rapporto fra i sessi all'interno di questi gruppi e così via. Poi col tempo è diventato sempre più facile informarsi, ovviamente, ecco, ma ai primi tempi avevo comprato dei libri, per l'appunto, per capirci qualcosa. E così alla fine ho deciso di creare appunto quest'altro gruppo di personaggi, che sono appunto dei ragazzi neri che vivono nel Bronx e che formano quella che si chiama una crew, cioè una squadra che va di notte a fare i graffiti. Una squadra la cui storia si incrocia, in modo che adesso non staremo a dire, con la vicenda del gruppo di agenti segreti che invece stanno dando la caccia ai terroristi che preparano l'attentato alle Torri Gemelle. Però appunto nella seconda e nella terza parte diventano pienamente protagonisti anche questi ragazzi. Ovviamente è difficilissimo fare dei personaggi così, uno però si sforza di capire se possono essere credibili, ecco. E fra l'altro con questo gruppetto di ragazzi
ho anche potuto mettere dei personaggi femminili finalmente, perché siccome la prima parte nasce un po' come un romanzo di spionaggio, e allora è abbastanza normale, lo era ancora di più 20 anni fa, se uno immagina un gruppo di spie. Poi sì, nei film c'era sempre anche la bella bionda, ma quella era necessaria per ragioni di cassetta, non era proprio una cosa così, no, ecco, da imitare. Però uno pensava a maschi quando pensava ad agenti della CIA fondamentalmente, no? Ecco. E invece, se Dio vuole, in questo gruppetto nascono anche i primi personaggi femminili, poi ce n'è anche qualcun altro, Francesca e così via, ma comunque i più importanti sono le ragazzine che fanno parte di questo gruppo. Ecco, allora io volevo chiederti ancora un paio di cose. A un certo punto tu nomini, e lo fai anche più di una volta, due romanzi, uno in particolare di un autore che io confesso di non avere mai letto, che è Thornton Wilder. Tu lo nomini, tra l'altro un bellissimo passo che io ho segnato, beh, ho segnato molte cose del tuo romanzo, in cui lui, e c'è Harvey che parla con uno dei suoi capi, siamo già a settembre, e si parla di questo Idi di marzo, questo romanzo di questo autore americano nato nel 1897, morto negli anni 70, e che dice questa cosa, buono anche quello riferendosi al romanzo di Idi di marzo, è curioso, vero? Una data come un'altra nel loro calendario, e da 2000 anni quel giorno si identifica con un singolo avvenimento. Pensa che effetto deve aver avuto nel loro mondo l'assassinio di Cesare. Oggi non ce ne possiamo rendere conto neanche lontanamente. E l'11 settembre si sta avvicinando. È vero, ci sono tantissime date che si ripetono migliaia di volte nella storia dell'umanità, ma poi alla fine pensiamo ai colleghi di marzo, 15 marzo, e pensiamo all'assassinio di Cesare, l'11 settembre 2001, quello, ma poi ce ne sono tanti altri. Ecco, quindi noi... E ti faccio questa doppia domanda. Innanzitutto poi spiegaci come mai hai voluto parlare di questo autore Wilder, e soprattutto hai nominato tante volte l'altro romanzo, Il Ponte di San Luis Rey. Tra l'altro ho scoperto che Tony Blair, all'epoca primo ministro britannico, ha nominato questo romanzo al memorial delle vittime dell'11 settembre. L'ho scoperto proprio qua. Vedi, ecco, sì. È lo stesso motivo per cui l'ho usato. Ecco, io, allora adesso ci dici perché. Sì, beh, se no ti dici. Ecco, e poi volevo chiederti, quindi noi, studiando la storia e studiando queste date così importanti che ormai ci portiamo dietro da secoli, cosa possiamo imparare per cercare di rendere un pochino migliore il nostro futuro? So che è una domanda un po' idealistica e impossibile a cui dare una risposta, però noi siamo sempre lì che guardiamo, che diciamo, dobbiamo imparare, anche adesso con il Covid, impareremo ad essere migliori, invece poi dopo alla fine mai. Tanta carne al fuoco, però. No? In realtà questa seconda cosa della storia è una domanda che mi riguarda, dato il mestiere che faccio, ma che non riguarda il libro, perché il libro esprime proprio, come dire, forse la rivolta dello storico che si sforza sempre di descrivere le cause e gli effetti degli avvenimenti e trovare una linea di spiegazione logica di quello che succede, e ogni tanto invece ha voglia di dire: ma il mondo è una gabbia di matti, e il caso ha un'importanza enorme, e l'irrazionalità ha un'importanza enorme, il romanzo è questo alla fine, il che non impedisce che noi costruiamo le nostre vite dentro a questa irrazionalità e a questo caso. E se sappiamo che cosa vogliamo fare, magari ci possiamo anche riuscire a dare un senso alle nostre vite, ma non perché la storia ce l'abbia già da sola questo senso. Ecco, questo romanzo vuol dire quello. Poi la storia, a cosa serve? Fa parte del mio contratto ogni tanto spiegare a cosa serve studiare la storia, devo farlo per forza. Ma serve semplicemente perché la storia è il catalogo di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto, di tutte le cose grandiose e di tutte le porcherie che gli esseri umani hanno fatto. E saperlo aiuta un pochino a muoversi nella vita, visto che la nostra vita consiste nell'interagire con gli altri esseri umani e provare a prevedere cosa faranno, o almeno a capire cosa fanno. Ecco, e allora fa un po' di differenza sapere già un'enorme quantità di cose che uomini e donne hanno fatto in passato. Ti aiuta, ecco, a muoverti un pochino. Non è decisivo, non ti insegna a prevedere il futuro, conoscere la storia. Non ci sono delle leggi che uno possa applicare, però appunto è come se uno dovesse fare affari con una persona
è un conto se quella persona la conosci, sai cosa ha fatto prima, hai sentito parlare di lei, è un conto se quella persona è un perfetto sconosciuto. La storia è il modo per far sì che l'umanità che ci circonda non sia fatta di perfetti sconosciuti, ma di esseri appartenenti a una specie che ha un certo record di cose fatte, insomma, ecco, diciamo, e di comportamenti che possono poi anche ripetersi. Quanto a Thornton Wilder, che ha il gravissimo difetto che il suo nome di battesimo è impronunciabile, come vedete, si scrive Thornton col TH, e in realtà è uno scrittore che era ancora famoso quando ero giovane, La nostra generazione se lo ricorda, adesso è passato di moda, anche se Sellerio ha appena ripubblicato appunto Il Ponte di San Luis Rey. Allora, uno scrittore che a me piaceva da ragazzo, di cui mi erano piaciuti specialmente questi due libri, Idi di Marzo, che racconta l'omicidio di Giulio Cesare, e racconta quindi una data che a partire da quel momento è stata associata per sempre a quell'avvenimento, e in realtà non sono poi così tante, sai? Cioè, chiaro che uno dice la battaglia di Waterloo, ah sì certo, 18 giugno, ma non è che se tu dici il 18 giugno tutti dicono, sì, no, ecco, a Waterloo. Ce n'è qualcuna, quando le nostre vie, sì, il 20 settembre, ecco, le date del risorgimento che sono legate ai nomi delle nostre vie, ma io credo che oggi un sondaggio, cosa è successo il 20 settembre, e comunque solo in Italia qualcuno lo sa, fuori figurati, no? Al tempo del fascismo c'era il 23 marzo, fondazione dei fasci, il 21 aprile, il Natale di Roma, ma insomma si perde, invece gli Idi di Marzo per tutto il mondo è quello, e l'11 settembre per tutto il mondo è quello. E quindi questa è una cosa che mi ha colpito. Mi ha colpito ancora di più pensando che Wilder ha scritto anche quest'altro romanzo, Il Ponte di San Luis Rey, che è ambientato in Perù, a Lima, all'inizio del Settecento, in epoca coloniale, e che racconta una tragedia, il crollo di un ponte, e racconta le vite delle persone il cui destino sarà di trovarsi su quel ponte nel momento in cui crolla. E lì a me è venuto da dire, toh, guarda, Se per il 15 la Lady di Marzo un'analogia col mio argomento c'è, guarda che forse anche lì un'analogia col mio argomento c'è, anche perché poi i miei stessi personaggi, in un modo o nell'altro, quasi tutti dovrebbero trovarsi su quelle torri l'11 settembre. Poi c'è qualcuno che ci sarà davvero e qualcuno che invece all'ultimo momento non ci sale, ecco. E anche quella è una cosa, insomma, che finendo il romanzo ho trovato sempre più importante costruire, no? E quindi mi sono detto, guarda, l'analogia c'è. Poi io ho usato questa cosa all'interno di una situazione particolare, cioè nel momento in cui si trattava di vedere se parlare un po' del sospetto che ci fosse anche un complotto dietro a questa cosa. Insomma, vedrete, non è così importante, però sono due riferimenti che a un certo punto mi è sembrato che valesse la pena di infilarci, ecco. Allora, io ti faccio ancora una domanda, ed è una domanda, una curiosità che volevo già chiederti quando sei venuto a presentare il libro di Caporetto. Perché tu, a un certo punto, e questo lo troviamo nella quando parla Bobby Fischer, quando pensa Bobby Fischer, tu dici una frase, vi fai dire una frase, che è una frase che c'è anche in esergo al libro di Caporetto, che è la vittoria è passeggera, la sconfitta è per sempre, che non è una frase di un grande condottiero, come uno potrebbe pensare, come Napoleone, magari un filosofo, eccetera, ma è di, io che da appassionata sportiva ho subito visto, di una donna fantastica, una grandissima tennista, ma una grande donna anche, che è Billie Jean King. Ecco, io ti vorrei chiedere come mai hai voluto inserire questa frase, e visto che già era stata in esergo dell'altro libro, e là vabbè si può capire come mai la vittoria è passeggera, la sconfitta per sempre, con Caporetto si può capire, come mai comunque questa frase ritorna? Ma ti dirò che questo, temo che la risposta sia banalissima, cioè che è una frase che mi aveva colpito talmente tanto, io vengo colpito dalle frasi, fin da ragazzo. Da ragazzo avevo un quaderno dove segnavo le citazioni brevi proprio, di una singola frase che mi avevano colpito leggendo. E siccome la maggior parte delle cose che ho letto in vita mia l'ho letta da ragazzo, ho accumulato già allora un'enorme quantità di queste citazioni. E insomma, è una cosa che mi colpisce, la frase che in poche parole riesce a esprimere un concetto
E quindi niente, quella lì mi girava ancora in testa anche lì. Sai che ti confesso che non mi ricordo in quale contesto, ma non è importante. Però appunto, evidentemente è una frase che continua a girarmi in testa. Ok, bene. Allora, visto che poi il professore si ferma per il firmacopie, che immagino prenderà un po' di tempo, e poi deve andare a casa ovviamente, se ci sono delle domande, io direi magari 3 o 4 domande. Allora, io vi pregherei domande, non opinioni o commenti personali, fate delle domande e siate brevi, che così lasciamo il tempo anche ad altri. Quindi se c'è qualcuno... Secondo me hai stroncato. Ho stroncato, sono stata troppo. No, guarda che c'è là. Bisognerebbe forse che dargli il microfono. Vogliamo dare il dagli questo, io uso questo qui. Allora, adesso. Aspetta, è che. Qualche ragazzo, siate lì. Su. Prego. Buonasera. Allora, questo è legato proprio alla scelta del titolo. Io quando scrivo un libro in genere non ho affatto in mente il titolo, che non tutti lavorano così, anzi ci sono scrittori i quali hanno spesso detto a volte un romanzo nasce da un titolo, ho in mente un titolo e scrivo il romanzo corrispondente. Per me è l'esatto contrario, io non ho mai scritto un libro sapendo già esattamente come si sarebbe intitolato e ogni volta che mi trovo ad avere quasi finito un libro e ad avere un editore che vuole pubblicarlo, bisogna decidere il titolo. Il titolo di questo romanzo è nato perché a un certo punto, abbastanza di recente, io mi sono imbattuto per caso, girando su internet, in un passo della Bibbia che racconta una storia fra le più conosciute della Bibbia, la storia della Torre di Babele. Di quando cioè gli esseri umani si mettono in testa di costruire una torre che arriverà fino in cielo sfidando la potenza di Dio e Dio li lascia fare per un po', poi perde la pazienza e fa crollare la torre, no, ecco. E già lì mi è venuto da dire, guarda, comunque di torri che crollano e questo crollo, come dire, finisce per avere anche un significato simbolico, è proprio quello di cui mi sto occupando. E io la storia di per sé è conosciuta, ma io per caso ho letto il brano nell'inglese della Bibbia di Re Giacomo, che è la traduzione inglese della Bibbia dell'epoca di Shakespeare, dell'inizio 600, e che è tuttora la versione classica della Bibbia in inglese, e lì in quell'inglese ho trovato il dettaglio di cui non mi ricordavo assolutamente, cioè che raccontando la costruzione della Torre di Babele l'autore biblico dice che quelli che l'hanno costruita hanno usato melma invece di calce e mattoni invece di pietra. Ora, per noi che apparteniamo a una civiltà romana del mattone non capiamo bene perché il mattone, invece evidentemente dal punto di vista di un ebreo del VI secolo a.C. usare i mattoni è una roba da selvaggi, le costruzioni destinate a durare le fai con le pietre, come una roba da selvaggi usare la melma invece, il fango invece della calce, no? E certo che crolla poi alla fine. E questa cosa nell'inglese della Bibbia di Re Giacomo suonava molto aulica e mi è piaciuta molto. And slime they had for mortar and brick for stone, e mattoni per pietra. E come ti dicevo prima, a me le frasi mi rimangono in testa. Questa cosa, brick for stone, mi è rimasta in testa e alla fine, nella disperazione, non trovando assolutamente un titolo per questo romanzo, ho detto a Antonio Sellerio, ma in realtà un'idea ce l'avrei, peccato che è una frase inglese, però anche le 3 parti del romanzo hanno 3 titoli in inglese, quelli sono voluti fin dall'inizio invece, ecco. E quindi alla fine ci sono trovati d'accordo che poteva anche andare bene, in base al principio che il titolo di un romanzo non è detto che debba essere chiaro e comprensibile e far capire di cosa si parla. Può anche avere un valore puramente astratto e simbolico, come in questo caso, appunto. Qualcun altro? Sì. Ci sono, guarda che alzano le mani. Buonasera. Grazie innanzitutto per la conversione chiosa e grazie per l'applauso per lo splendido evento che ha organizzato.
Volevo chiederle, state accennando al discorso del complotto, diciamo, no? Io sono un po' più giovane di lei, però in questi 20 anni ho sentito parlare molto di tutte le cose che stanno dietro al discorso dello storytelling, che ci è stato ascoltato, e anche ipotesi molto documentate, no? Molto, molto tecniche, se vogliamo. Volevo capire da lei, che è un tecnico, che è uno storico, no? Che ha fatto sicuramente anche. Tengo un po' di mente a riguardo, nonostante il fatto che il romanzo chiaramente è una storia chiaramente inventata, però volevo capire un po' lei che tipo di approfondimento ha fatto a riguardo, perché è un elemento, diciamo, che sta facendo un po' ridiscutere la storia da questo punto di vista. Ringrazio. Ma guardi, come capite stiamo parlando del delle teorie che circolano e a cui molti credono sul fatto che non sono semplicemente gli attentatori islamici che hanno messo in piedi tutta questa cosa, ma che hanno avuto delle complicità, forse anche all'interno delle istituzioni americane, forse la CIA stessa, i servizi segreti o chissà che cos'altro, no? Ecco. Allora io devo dire che a me questa cosa non è che interessasse molto proprio perché il mio non voleva essere un romanzo storico. Io ho dovuto fare delle indagini per capire, per esempio, perché tecnicamente sono crollate le torri. Quindi questione appunto di strutture, resistenza delle strutture, calore sviluppato, ma queste le ho fatte perché sono i miei personaggi stessi che le fanno. Harvey all'ingegnere russo chiede innanzitutto quello: se tu dovessi far crollare uno di questi grattacieli, come faresti? Studiami un po' come è fatto e come si fa a farlo crollare, no? Quindi quello un po' l'ho studiato. Le dinamiche che hanno portato molti a ipotizzare che appunto ci sia una verità non rivelata dietro a tutto questo, io confesso che a me interessano abbastanza poco, perché finché le cose rimangono a livello di teoria del complotto, in genere non meritano molta fiducia. Qua per me, quando c'è qualcosa di veramente grosso, poi viene fuori. E se invece non viene fuori niente, secondo me è, come dire, è indulgere a un nostro vizio mentale, perché ci diverte molto in realtà pensare che ci sia dietro qualche cosa. O io che non credo, quindi, fondamentalmente, ma ripeto, senza però aver fatto indagini approfondite, però tendenzialmente tendo a non credere che ci sia stato dietro un complotto nel senso che abbiamo detto, quindi qualcosa che vada al di là della iniziativa progettata dai terroristi. E non lo credo, devo dire, perché, vabbè, non mi voglio fermare troppo su questo, però per chiunque sia affascinato dalle teorie del complotto, in questo caso come in tanti altri, no? Come chi pensa che non è vero che siamo andati sulla Luna, ma è tutta un'invenzione della NASA, ecco, sono cose affascinanti, però la cosa a cui bisogna riflettere è: ma per creare questa cosa e tenerla segreta, come fa? Quanta gente devi coinvolgere nel complotto? E come fai a essere sicuro che nessuno di quelli coinvolti tirerà fuori questa cosa? Quando, se tu sei al corrente del segreto, rivelarlo vorrebbe dire diventare ricchissimo e famosissimo in un istante. Ma chiusa questa parentesi, però, in realtà io invece nel romanzo un po' ce l'ho messo il complotto, proprio perché mentre storicamente non ci credo, pur senza essere un'autorità in materia, ripeto, però ne vedo il fascino romanzesco. E quindi in realtà, senza proprio dirlo espressamente, però nella parte conclusiva Harvey si imbatte in una serie di indizi che un po' lo stupiscono e che gli fanno venire il sospetto che i suoi colleghi della CIA non stiano giocando pulito con lui e che ci sia qualcuno che ne sa di più, ecco, diciamo. Ma questo ce l'ho messo proprio perché mi sembrava che in un romanzo ci stesse a meraviglia, e non è un avallare il fatto che invece queste cose siano effettivamente credibili nella realtà, per quel poco che ne so io. Allora, avevo visto lì, ecco, due mani alzate, direi che concludiamo con loro. Allora, dovrei parlare prima io, ma dato che la signora Padigliano è mia moglie, chiedo che vada a rispondere l'arma. Ah, don Matteo, la signora è di Mosca, quindi si prepara. Ah, ecco. Prima, a Mosca c'è stata una serie di attentati terroristici dove sono di terra fatto
No, non c'è un collegamento, anche se c'è appunto, ci sono due personaggi che sono russi immigrati negli Stati Uniti, appunto, e sono due russi che sono immigrati negli Stati Uniti negli anni 90, negli anni di Yeltsin, negli anni del collasso economico della Russia. Sono due russi che naturalmente stanno a Brighton Beach, nel quartiere russo di New York. Sapete che a New York ci sono quartieri etnici e Brighton Beach è un quartiere dove si vedono i pensionati sulle panchine che leggono la Pravda fondamentalmente e si sente parlare russo per le strade. Lì ci sono stato, devo dire, e si mangiano i pelmeni al ristorante russo. Quindi io ho ricostruito questo mondo proprio perché in realtà a me è sempre interessato molto il mondo prima sovietico e poi russo. E in questo caso ho trovato interessante esplorare l'atteggiamento che possono avere degli emigrati che sono andati via dalla Russia in un momento in cui la Russia sembra stia crollando e che però conservano, come dire, la sensazione di appartenere a un altro mondo e vedono gli Stati Uniti comunque con l'occhio critico di chi appartiene a un'altra cultura e a un'altra civiltà. Tra l'altro uno dei due personaggi in origine, Edishka, l'amante di Grisha, è esemplato sui primi anni, sugli anni della giovinezza di Eduard Limonov, quindi di un grande scrittore realmente esistito, che da giovane era davvero emigrato a New York, dove aveva davvero avuto delle avventure omosessuali e così via. Poi Limonov è tornato in Russia, è diventato un politico importante e molto discusso, oltre che un grande amatore di ragazze, per cui la sua omosessualità l'ha dimenticata, e soprattutto è diventato troppo famoso perché io lo potessi ancora usare come personaggio del mio libro, perché tutti sapevano che nel 2001 non era più a New York, quindi gli ho cambiato nome, però in realtà nasceva da quello. Quindi diciamo dei legami anche con la realtà concreta, con personaggi reali della storia sovietica ci sono, ma invece dal punto di vista degli attentati del terrorismo no. Il mio Grisha è un ingegnere che ha fatto dei corsi antiterrorismo, ma nel contesto di un periodo di servizio in Afghanistan, fondamentalmente, quindi non c'è un nesso diretto invece con le vicende di cui parlava lei. Ok, allora. Ecco, allora io direi di ringraziare il professor Barbero perché sta in piedi perché così tutti vedono che io mi sto sciogliendo in sudore, ma mi perdonerete perché date le temperature e io c'è un'intera bottiglia d'acqua che si è trasferita nella mia camicia.